Dottore Zampogna, zona rossa, la tornata di Palmi, ecco com'è la situazione e qual è il ruolo del Ministero della Salute in questo caso? Ma da parte del Ministero della Salute io afferisco alla sanità marittima e c'è il controllo ovviamente del porto di Gioia Tauro, ma afferisce pure la zona portuale della Tonnara di Palmi, quindi però la sanità marittima è tutto sotto controllo, quindi non ci sono problemi dal punto di vista marittimo. Dal punto di vista sanitario riferito all'area circostante al porto di Palmi c'è questa problematica, però si spera di uscire dal tunnel. Le premesse sono buone, non bisogna, penso, drammatizzare. C'è l'azienda sanitaria provinciale, il Dipartimento Prevenzione che sta operando in maniera mirabile, sotto anche le direttive della Regione Calabria, quindi la problematica è molto attenzionata e speriamo si risolva il più presto possibile. Abbiamo notizie, diciamo, sul caso della Tonnara? Le premesse sono positive perché ieri hanno lavorato alacremente, sono stati effettuati oltre 100 tamponi e posso anticipare, ma proprio perché questa è una buona notizia, che dei 100 tamponi processati i primi 70 sono per fortuna negativi, quindi diciamo che è una nota positiva che ci fa ben sperare, con l'augurio che anche tutto il resto, poi i dati ufficiali saranno forniti dall'azienda sanitaria provinciale, quindi che tutto evolva e si risolva e vada verso il meglio. Il problema è che questo ci è servito come monito perché non bisogna abbassare la guardia, bisogna mantenere, e tenere in considerazione quelle che sono le indicazioni e le linee guida, d'altronde sono minime, quindi distanza di sicurezza, quindi il distanziamento non tanto sociale quanto il distanziamento fisico, ove possibile, quindi evitare gli assembramenti e l'utilizzo della mascherina, perché la mascherina deve entrare nelle nostre gestualità, nel nostro modo di vivere e di comportarci, alla stessa maniera di quando saliamo in sella una moto e indossiamo il casco, oppure quando partiamo con la macchina e ci allacciamo le cinture di sicurezza. Alla stessa maniera in questo periodo la mascherina, che non è un grossissimo sacrificio, però è importante intanto a cautela della salute individuale, ma anche come forma di rispetto nei confronti degli altri. Sono sicuro che se queste diciamo, precauzioni fossero state messe in atto, non saremmo arrivati a questa condizione, a questa situazione di problema, di problematica virale.